Siamo in diretta qua dal comunale di Marotta per la partita, nel post partita di Marottese Virtus Castelvecchio. Abbiamo qua il dirigente della Virtus Castelvecchio, Federico Falchetti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Una partita un po' sporca, un pareggio, uno 0-0, come ha visto la partita? Beh, la partita è stata abbastanza contratta, poche occasioni, anzi forse non ne ho contate nessuna. Però ce l'aspettavamo, era una partita comunque sentita, una partita tra due squadre che comunque stanno facendo abbastanza bene, quindi non era facile per noi, comunque un punto importante, muoviamo la classifica e andiamo avanti. Vi è stata un'espulsione, come l'ha vista? Arbitraggio apparentemente equilibrato, come vi è sembrato? Sì, beh, gioco un po' spezzettato, tanto spezzettato, all'inizio forse fischiava anche un po' troppo, però beh, l'espulsione alla fine è doppio giallo, ci sta. Non abbiamo saputo sfruttare la superiorità numerica, eravamo un po' contratti, però torno a dire, risultato importante, muoviamo la classifica e ci prepariamo per il derby. Come già detto, prossima partita al derby, speriamo in una vittoria. Il derby è una partita a parte. Beh, speriamo una vittoria sempre, derby è una partita a parte, e sarà dura perché ci aspettiamo una partita dura anche sabato, insomma, ecco, vediamo. Ringraziamo Federico Falchetti, dal comunale di Marotta è tutto, alla prossima.